a tutti e benvenuti. Oggi siamo qui per provare insieme a voi Assalto alla Roccaforte del Drago Tiny Tina, un'avventura nelle Wonderlands. Ah. L'ho detto tutto senza leggere. Che cos'è questo gioco in sostanza? Questo gioco è un DLC di Borderlands 2 che da ieri 9 novembre i sviluppatori hanno deciso di venderlo anche separatamente al prezzo di 10 euro per PS4, Xbox e computer. E lo proviamo. Ah, in vista del seguito che uscirà il 25 marzo prossimo. E ringraziamo gli sviluppatori che ci hanno inviato il codice per provarlo, cioè per giocarlo qui su PlayStation 5. Se volete acquistarlo su PlayStation o Xbox dovete pagarlo 10 euro, versione standalone. Se invece volete averlo gratis, potete scaricarlo fino al 16 novembre dall'Epic Game Store, ovviamente versione PC. Iniziamo. Vai. Allora. Nuova partita. Nuova partita, sì, allora. Così si può giocare anche online fino a 4 giocatori, eh. Ah, noi con Borderlands siamo ancora ignoranti, perché io tipo ho provato mille anni fa un po' di Borderlands, però non abbiamo giocato nessuno. E da quando sappiamo questa Tina è un personaggio di Borderlands che tipo si chiude nel suo mondo di fantasia e immagino che succede tutto sto gioco, tipo Dungeons and Dragons. Proprio super pazza questo, sembra pure un po' quella di My Hero Academia, quella siringa. Attaccabile combattente aggressivo, penso questo è quello pelato. Vabbè, vai. Sì, vabbè, lasciamo tutto così, conferma personaggio. C'è tutta questa roba. Ah, adesso possiamo scegliere. Vai. Cambia armi usando triangolo, ok. Quindi in questo senso è raccontato. Sono loro narratori che parlano. Non c'è nessuno, a chi dovrei sparare? Però è molto carino lo stile. Sì, perché in sostanza è disegnato, però non è, cioè non riesco nemmeno a inquadrare che tipo disegnato, però non lo è in realtà. Ricarica! Sono fortissimi questi scheletri. Poi è particolare che ci penso usare queste armi in questo mondo medievale fantasy, no? È vero! Oddio, sono senza munizioni. Cambia! Ah, siamo saliti di livello. Abbiamo ottenuto anche un punto abilità. Quando muori lascia cadere una granata gratuita, l'uccisione di queste granate danno doppia esperienza, ok. Bel drago. C'è un indicatore di zona. Indicatore di zona indica la posizione generale dell'obiettivo, ma devi perlustrare l'area per trovare. E ma come facciamo? Non abbiamo nemmeno munizioni. Beh, è un imbroglio però, No, siamo morti. E come ci dico qualcuno di animarti? Che uccido? Iniziare la campagna con un boss che non può essere sconfitto. Tu sì, ok, tutti indietro. Fammi sentire quelle ore. Volevo uccidere. Dove è morta allora? Sì, l'ha distrutto lei. Ok, che ne dite di un nuovo boss? È uno scheletro. E dov'è? Si chiama Mister Culo. Mi piace questo nome. Non piangere quando ti strappo i polmoni dal culo. È lui! Questo mi piace. Lui è il boss. Si riesce a menare però, Finito di nuovo le munizioni. Ma le abbiamo, però sono un po' tirchi, vedete. Qual è quella abilità che ha detto le due? Il boss era come lo volevo. Beh, comunque è un gioco carino, dai. Sì, sì. Certo, diciamo che è utile questa cosa per farti già capire meglio chi è Tiny Tina nel caso uno si vuole comprare il nuovo che esce. Però non è proprio staccatissimo da Borderlands, cioè un po' si dovrebbe conoscere. Sì, infatti. Se questo muore. Oh. Uccidi! Fai presto! Ah, carina questa funzione. Però chissà se si può usare sempre. Forse quella abilità dobbiamo usare qua, è la bomba. Dava il doppio dell'esperienza quando
Moriamo, dove stanno? Ci sono più io. Mori! Oh no, chi è? Un altro? Un altro scherzo! Questo è livello 1. Che a volte non subisce danno? Quando lo prendo sull'elmo, non si fa nulla. Vabbè, normale. E questo realismo da uno scherzo, scusa. Sono tutti mostrini. Non so se voglio buttarmi nella mia. No, penso di no, meglio non schiare. Andiamo di qua allora. Aiutami, mi prego. Datemi una mano. Non è, qui non è come in Crysis. Aspettiamo che quel golem lo uccide tu. Oh! Vuoi, chissà. Già è morto. Era già ferito. Ah. Io. Pure un altro. Dopo è fresco, vedi, c'ho tutta la vita. Intanto noi possiamo prendere questi oggetti. Sono qui. Non ci facciamo vedere. Sì, ancora. Sì, perché quello è rimasto solo uno di scheletrine, non è in grado. E fuggi. Ci ha visto. Ah, abbiamo scoperto The Flower. Chi è? No, 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 questo è buono. Vado la canna. No, non ci vuole fare del male. Il grande spadola cane, istruttore di uomini e seduttore di papille. Istruttore di uomini e seduttore di papille. E quindi? Un per lui. Quindi nulla. Penso che ti ucciderò. No. Ok, siamo arrivati a questo golem non motivato. Golem alza di forza. Motivalo. Ma no, poi non so se stai prendendo un male. Allora lascia stare, andiamo. Oh! Attraverso il golem non motivato. Ma questi senza elmo muoiono subito. Vai. Uè. Andiamo, persona adesso. Vai. Oh. Cioè, sono diversi. Stiamo morendo. No. Credo fracido. Credo fracido, muori. Prego. Vanno per me. Perché non devi buttarmi la roba? No. Ci ha ucciso lo scheletro fracido. Dove ci porta adesso? Penso proprio fuori dal gioco. Ah, abbiamo fatto quell'uccisione grazie a quella granata. Ogni siamo immortali alla fine, non c'è il game over, sì. Sono morto. Ah, di nuovo quel golem, però noi dobbiamo spero provare a scendere dalla città, mi sa, che vedi dobbiamo salire tutto per di là. Vai, vai. Oh, mi hai visto! Aiuto! Fuggi! Penso che... Oddio. E gli occhi puntati su di noi. Comunque dobbiamo... Oh, siamo tornati nella città, che è un luogo un po' più calmo. Qui... Gli scheletri sono anche un po' più gentili. Qui è chiuso, però noi dobbiamo prendere una via. Quindi va. Soldi. Un euro. Cazzi dai. Poi andiamo. No, non entriamo qua. Tipo andiamo qui. Ero scarso. E qui comunque ci siamo, no? Siamo arrivati proprio subito, abbiamo allungato di un sacco. Giro tondo per niente. Però abbiamo esplorato un po'. Beh, quello sì, sicuramente. Siamo arrivati allora. Questo dovrebbe essere il nostro nascondiglio segreto? Nella città? Oh, cosa fa? Siete entrati nella città?
città di Flame Rock Refuge. E ora che fate? Smettiamo di giocare? Parliamo con i cittadini. Un'ottima idea! No, io non ci parlerei. Sono bravi, penso. Ecco, Flame Rock. Vedi, sono tutti gli abitanti gentili, guarda. Parla con educazione, però no, con quelli. Hanno rapito la regina. Dove si trova? Forse nel bagno. La guardia del corpo non c'è. Ops, ho dimenticato di mettere la sua miniatura. Ah, eccola. Sembra che la ragazza abbia un problema. Li picchio i suoi problemi. Vediamo un attimo il bagno. Fai il mio personaggio, chiaro. Ah, è per cambiare. Guarda, abbiamo... Ah, per i vestiti. Con la testa razzurra. Sì, sì. Luce, pure mi sciolgo. Sono delizioso. Sono bello ora. Papà scheletrico. Mi sciolgo, Insomma, siamo in clima natalizio ormai, già da un mese. Vieni lì, allora, dimmi. Che mi dici ciò? Ok, quindi l'obiettivo è andare nella foresta per aiutare questa regina. E ci possiamo fermare qui con questa prima prova di questo DLC adesso standalone di Borderlands 2. Ricordiamo nuovamente che il gioco è disponibile per l'acquisto su PlayStation, Xbox e PC al prezzo di 10€, oppure lo trovate incluso al momento con l'Epic Game Store, lo potete scaricare gratuitamente fino al 16 novembre. Noi ringraziamo ulteriormente gli sviluppatori che ci hanno inviato il codice per provarlo, visto che è stata un'ottima prova perché per noi è nuovissimo questo universo e ci incuriosisce anche il sequel. E come sempre vi invitiamo a lasciare un like, condividere e iscrivervi. Alla prossima!